parla di questo tema, credo importante, che è la psicanalisi e la libertà. E la settimana prossima anche Marisa Gerbussera ci parlerà di un tema importante che è quello del rapporto fra la psicanalisi e l'economia. Ma questa sera fermiamoci alla libertà e sentiamo quello che ci dice Simone Berti. Prego. Va bene, allora intanto si sente bene. Sì, si sente. Intanto due parole su questo tema così vasto e così ambizioso, perché l'ho scelto per parlare di quello che era il mio modo di vedere le questioni che ci sta ponendo la pandemia. Soprattutto due sono gli aspetti che mi interessa cercare di interrogare. Intanto il nesso tra le resistenze all'analisi e quello che sta accadendo adesso. Dico nesso tra le resistenze all'analisi nel senso sia a livello di come queste resistenze si possono manifestare all'interno del lavoro analitico, sia per quello che è la resistenza, diciamo, più generale a livello sociale e a livello collettivo. E in rapporto a questo cercare di interrogare il nesso tra psicanalisi e politica, e penso che la questione della libertà sia ciò che consente di articolare la congiunzione di questi due campi. La questione della resistenza all'analisi. Io mi sono trovato quando c'è stato il periodo del lockdown, eccetera, e a maggior ragione adesso che si sta articolando la questione anche appunto in rapporto alla ripresa di una pseudo, maggiore normalità della situazione. Intanto a non capire come, per lo più ci si ostinasse a vedere la questione di ciò che facevamo in rapporto a quello che potevano essere espedienti tecnici che ci consentivano di continuare ad incontrare gli analizzanti. Io mi sono trovato di fronte ad una situazione piuttosto articolata e anche abbastanza differenziata, persone che si sono adeguate con estrema facilità all'idea di continuare gli incontri attraverso Skype o attraverso contatto telefonico, senza particolare, tutto sommato senza particolare problematizzazione della questione, in alcuni casi vedendola come una questione di comodità, in altri comunque con un effetto che in alcuni casi è stato anche interessante perché ha creato delle articolazioni di tipo diverso. Però mi sono trovato subito anche a fare i conti con persone che hanno vissuto la questione del lockdown, del confinamento, come un radicale abbandono da parte in qualche modo delle figure di riferimento che avevano intorno e non avrebbero, ho avuto subito l'impressione che non avrebbero retto a una proposta come quella di proseguire a distanza anche il lavoro dell'analisi. Infatti, in alcuni casi addirittura il lavoro dell'analisi si è intensificato e ha prodotto casomai un aumento delle sedute settimanali. In altri casi c'è stato un imbattersi nella questione del reale in una maniera devastante anche dal punto di vista economico. Firenze è una città che vive sul turismo e quindi molte persone hanno immediatamente avvertito quello che era il confinamento, quello che è stato in qualche modo l'idea del lockdown come qualcosa che li avrebbe messo fuori gioco nella maniera più radicale, persone che hanno decine di dipendenti e che improvvisamente si trovavano perché avevano un albergo, un ristorante, insomma, a dover in qualche modo sospendere, mi dicevano, dottore, ma che cosa continuiamo a vederci a che fare se per me il problema è innanzitutto un problema che dovrei affrontare dal punto di vista della sussistenza economica, materiale, insomma, e questo li tagliava fuori.
e altre persone che invece non, dirò che, non provavano interesse ad un rapporto a distanza di qualunque tipo, e che preferivano semplicemente rimandare, aspettare che ci fosse la possibilità di riprendere gli incontri di persona. Adesso le cose chiaramente che sono appunto ritornate in presenza con tutte le cose non hanno comunque una scia attraverso la quale la resistenza nei confronti dell'analisi, la difficoltà nei confronti dell'analisi, la domanda intorno a ciò che in qualche modo ci preme preservare nel lavoro con gli analizzanti, ripropone in altra maniera. Penso che se il processo analitico cerca di liberare la parola fin dalla sua regola fondamentale, perché il soggetto possa così farne qualcosa del proprio desiderio inconscio, e anche saperne qualcosa, e anche sapere cosa non sa, insomma, avere un rapporto con la questione del sapere, che gli consenta di non rincorrere, di non arroccarsi nella negazione di qualcosa. L'opposizione all'analisi in questo senso ha sempre testimoniato in qualche modo il carattere insopportabile di un dire liberato, che è un dire anche incompatibile con in qualche modo quello che è un linguaggio normativo e rassicurante, che invece è un linguaggio che molto di più cerca la psicoterapia, un linguaggio codificato e protocollato. Penso che non si possa pensare che l'idea del linguaggio che adesso in qualche modo tutto il discorso intorno alla pandemia, attraverso i suoi organi di informazione e i soggetti così deputati a possedere in qualche modo la verità intorno a questo, abbia questa ricchezza di protocolli, di numeri, di codifiche, non penso che si possa pensare che sia qualcosa che non abbia a che fare con la resistenza all'analisi. Molte persone hanno parlato di questo aspetto, non ultimo recentemente appunto in questi seminari Giovanni Sias, quando ha parlato dei significanti che si creavano all'interno appunto del discorso della pandemia e di come questi significanti, che adesso apparivano in maniera piuttosto innocua all'interno di una certa normalità data da questo quadro, poi potessero modificarsi e assumere anche un carattere normativo all'interno proprio della struttura sociale. Altri autori si sono interessati di questo aspetto. Io ho trovato molto interessante un lavoro di Eric Borge che ha interrogato la questione della metafora bellica, dell'idea della guerra, in qualche modo che si veniva ad insinuare rispetto al modo in cui ci si rappresenta la lotta condotta dai medici contro il virus, questo linguaggio guerresco che per certi versi insinua anche una scissione all'interno del soggetto. Da un lato il soggetto, la lotta esteriore contro un nemico, ci fa pensare a un'aggregazione tra le persone. Dall'altro però è proprio questa stessa lotta che ci porta a una diffidenza generalizzata verso l'altro. Il fatto che comunque verso l'altro e verso noi stessi, perché in ogni caso tutti sono potenzialmente portatori del virus. Questo è un aspetto che a mio avviso avvertiamo in modo molto significativo adesso. È un senso di disagio molto forte che si attraversa perché è ciò che in qualche modo ripresenta una precarietà presente in maniera come potenzialmente che si può ripresentare in maniera violenta in qualunque momento. E questo passa attraverso appunto il proprio figlio che va a
a una festa tra ragazzi, la propria figlia che va a scuola, cioè situazioni che dovrebbero essere situazioni appunto familiari che diventano invece un'eventuale possibilità di portare un tratto in cui il pericolo è all'interno stesso del familiare. Porge faceva un discorso, a mio avviso, molto interessante su un doppio modo di intendere il significante tutto, un po' articolandolo tra il pan e l'omnia, cioè dove per un verso questo tutto è una pluralità unificata, cioè è praticamente tutti gli uomini singolarmente fino all'ultimo, e dall'altro invece può disegnare la massa, il tutto intero. E questo determina in qualche modo una scissione che porta a varie possibilità di reazione. Da un lato ci può essere, nella clinica lo possiamo riscontrare, tra le posizioni che si adeguano in una maniera anche molto convinta, assolutamente non discutendo quelle che sono in qualche modo l'accordo condiviso da tutti, quelle che chiamiamo le regole dal distanziamento alla mascherina, tutto il resto, e che vengono vissute con un'adesione assolutamente acritica, ma convinta, realmente convinta che si tratti appunto di salvaguardare una salute pubblica che altrimenti sarebbe messa a repentaglio nei suoi aspetti più fragili. Dall'altra c'è però anche un effetto di censura che molte volte questo gioca. Un effetto di censura nel senso proprio che non riusciamo a dare voce, ad esprimere anche quello che può essere un certo pensiero critico, una certa presa di distanza da questo, perché questo sovrapporsi tra questa scissione che si crea tra la persona che può essere appunto, siamo noi stessi ad essere per certi versi il soggetto fragile, il soggetto che può essere colpito, e siamo nello stesso tempo il soggetto all'interno del quale può annidarsi l'insidia. Oppure all'opposto, questo l'abbiamo visto, addirittura per certi versi in Italia ha assunto anche un aspetto di suddivisione politica degli schieramenti, c'è una reazione invece che con spavalderia per certi versi passa all'atto rispetto a questo. Quindi, in qualche modo, questo è un aspetto attraverso il quale qualcosa rinuncia ad articolarsi all'interno del discorso. C'è un discorso che per certi versi sovrasta e ricopre ancora una volta il discorso dell'analizzante con una certa violenza, perché comunque è un discorso che pervade e permea tutto l'ambito del dire. A me ha colpito molto che, per esempio, qui in Toscana siamo in una fase di preelezioni, tutti i dibattiti politici, le conferenze stampa, le discussioni ruotano solo ed esclusivamente sulla posizione che si assume nei confronti del Covid. Cioè, qual è la posizione politica nei confronti della politica sanitaria e ciò che dovrebbe decidere ad ogni livello le scelte future rispetto alla politica regionale in questo caso. E questo è un aspetto inquietante, soprattutto nel momento in cui si sentono questi dibattiti che sono assolutamente insensati, perché poi finiscono per sovrapporre la questione della sicurezza come qualcosa che è a disposizione della gestione umana. Su questo c'è anche da dire una cosa. Fa anche effetto vedere come questo discorso, questo pensare che ci sia un sapere tecnico. A me mi aveva anche colpito che nella fase iniziale della pandemia ci fosse stato un mobilitarsi da parte di tanti di noi, anche di alcuni psicanalisti all'estero che in qualche modo cercavano di rivendicare una propria
competenza. Come se per certi versi questo evidente discorso che ha questa evidente attribuzione al discorso medico del sapere indiscutibile, ed è particolare che se poi si va a parlare con i medici, il discorso medico in questo momento è proprio per certi versi privo di una verità assoluta, è proprio brancolante rispetto in questa fase in modo ancora più acceso, più particolare, ci sono dei cambiamenti, i numeri vengono continuati a dare con lo stesso ritmo e con la stessa modalità, ma sono numeri che hanno assunto anche un significato diverso, ma questo non significa perché il numero diventa per certi versi il tratto decisivo. C'è Michel Plon che parla in maniera molto interessante di quello che è il linguaggio anestetizzante. Il linguaggio anestetizzante, lui lo riprende dal linguaggio del Terzo Reich, da quello che in qualche modo era il linguaggio attraverso il quale il Reich aveva praticamente annientato ogni resistenza, perché al linguaggio naturalmente si può attribuire la possibilità di annientamento della resistenza. E questo in qualche modo riproponeva il fatto che il discorso anestetizzante è un discorso che, pur in genere diffondendosi soprattutto nel campo dell'economia e della politica, questo lo dobbiamo soprattutto a Foucault, funziona con un'intensità anche ancora più forte nella vita individuale e privata, nella questione della salute, del corpo e della sanità mentale. Questo discorso anestetizzante, che è fatto appunto da il porre le cose che vengono dette come ovvie, come indiscutibili, non c'è la possibilità di un pensiero critico intorno a questo, perché già l'idea di mettersi in una posizione di critica nei confronti del discorso dominante diventa qualcosa che ci mette in una minoranza da estromettere e quindi mette a rischio il senso di sicurezza del soggetto. E d'altra parte, l'unico modo di leggere qualcosa di fronte al discorso anestetizzante, al discorso assolutizzante, passa proprio attraverso il mantenimento di un discorso ribelle che non è naturalmente quello del discorso che si vuole sovversivo. È un discorso che per certi versi avverte di qualcosa che si svolge altrove, che ha una presenza altrove. La questione della libertà in psicanalisi non si è mai posta come una questione assoluta, anzi, la visione di Freud è una visione molto deterministica per certi versi, e quindi si tratta sempre di coniugare l'aspetto del determinismo con l'aspetto della libertà. Ci sono passaggi interessanti. Da un lato, il determinismo di Freud va a rendere in qualche modo vincolante e determinato appunto lo stesso lapsus, lo stesso inciampo, tutti gli atti fino a quelli meno significativi. Però, nello stesso tempo, la questione della libertà, intesa appunto come possibilità di far qualcosa, per usare un'espressione che è di Sartre, ma che per certi versi io su questo avverto molto vicino alla posizione di Freud sul fine dell'analisi, Sartre dice occorre fare qualcosa di ciò che è stato fatto di noi, cioè si esclude la questione della libertà come libertà assoluta. Questo non significa che al soggetto possa essere data la possibilità di fare qualcosa, cioè di recuperare un margine di libertà in rapporto a qualcosa che per lui già si è dato, quindi qualcosa che può essere considerato già determinato, già scritto nella propria storia, può comunque essere ripreso e consentire al soggetto un margine di libertà. Così come è molto preciso Freud, sempre per parlare della questione della libertà, quando attraversando la questione del parricidio e parlando nel rapporto
altre figure per lui particolarmente significative, che sono Karamazov, Amleto e lo stesso Edipo, parla di come per certi versi nella figura di Karamazov sia forse il punto più alto, proprio perché Karamazov ha la possibilità di riconoscere il proprio desiderio come desiderio di morte, di parricidio, ma senza che questo necessariamente, anche se c'è da parte del fratello non colpevole di Karamazov, mi sembra sia Ivan, il riconoscimento del proprio desiderio di quel parricidio pur non avendolo commesso. Quindi la possibilità che qualcosa si riconosca senza necessariamente questo significhi il passaggio all'atto rispetto al proprio desiderio. Io penso che quello che ci riguarda in quanto questione di libertà è qualcosa che riguarda questo aspetto. La libertà penso che sia anche ciò che dovrebbe avere di mira la politica. La politica dovrebbe in qualche modo mirare ad avere un'istituzione libera, il che vuol dire per certi versi portare però ogni soggetto a riflettere intorno alla propria posizione, alla propria possibilità di partecipazione in senso politico. È una questione che difficilmente viene affrontata a livello analitico. È vero che per certi versi Freud, quando si è interrogato sulla possibilità di una posizione politica da parte dell'analista, ha avuto delle posizioni oscillanti, interessanti per certi versi, perché ci consentono di continuare ad interrogarci in rapporto a questo. Però penso che come per certi versi si presenti la possibilità di interrogarci intorno a quello che è il rapporto con il piano politico per noi analisti sia qualcosa di imprescindibile. C'è un aspetto che volevo mettere in gioco qui, proprio per aiutarci ad interrogarci su questo aspetto, ed è di nuovo un passaggio che devo a Michel Plon nell'ultimo libro che ha pubblicato per ETS, sul quale spero presto si possa fare un lavoro e interrogare anche lui intorno a questo. Ed è un passaggio in cui Plom interroga per certi versi come si coniuga la resistenza in analisi che si presenta appunto all'interno dell'analisi con la resistenza a livello sociale, qualcosa di esterno all'analisi. E per introdurlo racconta una parabola di Kierkegaard. In questa parabola di Kierkegaard cosa succede? L'ambientazione è un teatro, in questo teatro a un certo punto le quinte prendono fuoco. Il buffone, che è uno dei personaggi della rappresentazione teatrale, esce per avvisare il pubblico e naturalmente il pubblico pensa che sia uno scherzo e applaude. Il buffone cerca di convincere il pubblico e ripete di nuovo che c'è qualcosa che sta avvenendo in un'altra scena. E la gente si diverte ancora di più, applaude con più entusiasmo, fino a che appunto Kierkegaard dice che così si figura l'idea di un mondo che finisce fra l'esultanza generale degli spiritosi che crederanno si tratti di uno scherzo. Come viene giocato questo aneddoto di Kierkegaard da parte di Plon. Ne propone due letture, penso che se ne possa proporre anche altre. Però intanto le due letture sono queste. Nella prima, il buffone è sempre l'analista, è una cosa che ci appartiene. L'idea di essere dei buffoni o di essere presi per dei buffoni, insomma, poi bisogna vedere. Comunque, insomma,
Mentre il pubblico in una prima lettura riguarda, è l'analizzante o gli analizzanti. Allora, cos'è che accade? Il buffone vuole avvertire, ma non dice in realtà, ragazzi, levate le tende e scappate perché vi dovete mettere in salvo. Questo sarebbe più anticipare un desiderio di salvezza, un desiderio in qualche modo di guarigione da parte dell'analista nei confronti dell'analizzante. Il buffone si limita a dire che sta succedendo qualcosa in un'altra scena. Dietro sta prendendo fuoco. Va bene? Cosa ne vogliamo fare di questo? Si può dire questo? Il buffone può essere preso sul serio pur essendo un buffone? O il buffone è un buffone e non può che pensare di parlare sempre esclusivamente sul lato del buffone? Il pubblico ride, è un pubblico che resiste? Beh, Lacan avrebbe anche detto che no, che le cose stanno così, che non c'è nessun motivo di affrettare le cose, che non si possono affrettare. Non sta a noi dire forza, ci sei, vai più veloce, cerca di... Nel lavoro analitico la nostra posizione non ci consente di rendere le cose più rapide. Questo anche Freud lo dice. Nello stesso testo dell'analisi laica, quando appunto parla della differenza che c'è con invece la magia, la rapidità con il quale si svolgono determinate cose, e che invece in analisi dobbiamo fare i conti con una lentezza insormontabile, con qualcosa che non dipende da noi e non può dipendere da noi. Quindi non abbiamo la possibilità di affrettare le cose. Forse una chance avrebbe potuta essere quella di camuffarsi, vestirsi da pompiere, e forse in quel caso se il buffone vestito da pompiere usciva fuori e diceva che c'era un incendio dietro le quinte, sarebbe stato preso sul serio, ma sarebbe stato un camuffarsi, appunto. Nella seconda lettura che propone Plon, il pubblico in sala è la società. Allora, qual è il rapporto dell'analista con la società? Nell'aneddoto di Kierkegaard, questo povero buffone non può che continuare a dire delle cose e non essere preso sul serio. Il buffone è buffone, in quanto buffone non può essere ascoltato. Freud, per certi versi, dice un po' la stessa cosa, per esempio. Nel Malessere della civiltà, dicendo che non si può, non possiamo alimentare alcuna illusione di sorta se vogliamo non occupare una posizione che non sia la nostra, e che bisogna prendere atto di quelle che sono le resistenze. Allora, su questo Freud. Per esempio, a Binswanger scrive: in realtà non c'è nulla nella particolare struttura dell'uomo a renderlo adatto al lavoro psicanalitico. Pfister dice che è quasi impossibile intavolare dibattiti pubblici sulla psicanalisi e che non si può fare niente contro gli affetti che sono in agguato. Però sempre Pfister dice che ritiene più importante il lato scientifico dell'analisi, e non tanto il suo significato medico-psicoterapico, e per certi versi che considera quasi più efficace il suo intervento di massa che non quello singolo, e che sarebbe bello avere tutta la massa come proprio. Scusate, sento parlare, ma non. Sento anch'io una vocina che ogni tanto si infila nel discorso, ma non credo che venga da nessuno di noi. Quindi appunto c'è questa posizione di oscillazione. È sempre Plon, per esempio, che riporta Esler, che dice che lo spirito della psicanalisi è estraneo al modo di pensare del XX secolo, ma poi dice anche che dovremmo almeno portare avanti la più grande battaglia di cui siamo capaci se non vogliamo
sparire senza onore. Quindi c'è questo dilemma che si pone fin dall'inizio rispetto a quello che è la posizione dell'analista in rapporto a un dire sul sociale che sia un dire critico e che possa farsi ascoltare. Se non vogliamo appunto continuare ad alimentare soltanto le resistenze attraverso il diniego e l'ignoranza, bisogna che a un certo punto ci si ponga questo problema intorno al nostro rapporto con la politica. Perché forse solo in questa maniera possiamo affrontare quello che è il malessere contemporaneo, tra i cui tratti, non ultimo, c'è anche quella che è la resistenza nei confronti della psicanalisi stessa e quindi della nostra sopravvivenza. Io potrei fermarmi anche qui, perché penso che i punti che mi premeva sollevare, di averli detto, e poi forse li posso precisare meglio attraverso delle domande, se ci sono. L'apologo del buffone che grida al fuoco e nessuno ci crede mi sembra molto suggestivo e molto efficace, no? Perché in qualche modo ha un po' a che vedere sia con la funzione nel sociale che la psicanalisi dovrebbe avere, perché anche la psicanalisi spesso grida al fuoco e nessuno ci crede. E quello che mi chiedevo, no, sulla questione sul rapporto analista-società che toccavi alla fine di quello che dicevi, mi sembra un punto cruciale perché anche la questione del rapporto con la politica poi è un po' la stessa cosa, no? Perché la politica in definitiva non esiste se non c'è un sociale. Che la supporti, no? Sino a che punto poi la posizione dell'analista, sia come buffone, sia come saggio da qualche parte, che sarebbe il contrario, ammesso che sia attribuibile questo aggettivo così pesante, sino a che punto si possa o si debba spingere. Perché in definitiva, quando tu giustamente dicevi che non si possono accelerare le cose, no? E però, tutto sommato, ci sono delle situazioni in cui non si può prescindere. Per esempio, la storia della pandemia è stata una di queste situazioni. E mentre parlavi, pensavo, no, se non ci fosse stato il governo a dire statevene a casa. E chi di noi avrebbe potuto dire ai suoi analizzanti statevene a casa e ci sentiamo via computer? Non ci sarebbe neppure passato per la mente, no? E questo perché? Perché la psicanalisi è possibile all'interno di un sociale che è determinato da una certa politica, poi alla fine, che può piacere o non piacere, piacere sino a un certo punto, non piacere per niente, ma è determinato. Allora, anche l'esempio del nazismo che tu facevi, perché anche lì, curiosamente, le posizioni di Freud sono state troppo ottimistiche nei confronti del nazismo, insomma, no? Per tanto tempo ha pensato che in Austria si sarebbe stato meglio che in Germania, e poi in realtà non è stato così, ma anche quando è andato via da Vienna ha lasciato le sorelle a Vienna e poi le sorelle a Vienna sono andate a finire a Auschwitz e non sono più ritornate. E allora dicevo, sino a che punto poi fa parte del nostro compito non soltanto psicanalitico, ma psicanalitico in quanto etico, che ha quindi poi un risvolto alla fine anche politico da qualche parte, non dovremmo dimenticarcene, fa parte di questo anche avvisare. Per un verso avvisare del pericolo, per un altro verso cercare in qualche modo di incoraggiare il desiderio contro il sintomo. Mi sono venute in mente due situazioni particolari, no?
perché se no fare il buffone basta, se queste due cose in qualche modo non vengono fatte, rende poi tutta la psicanalisi una commedia per davvero. E credo che tutti se ne accorgerebbero, a partire da coloro che pagano il biglietto, naturalmente. Sì. C'era Cristin che voleva dire qualcosa. Poi... E anch'io trovo molto bella questa metafora del buffone che tu riprendi dal libro di Michel Plon. Volevo proporti un condensato, che il buffone, il psicanalista, potrebbe dire: tu mi stai parlando della pandemia, ma attento che c'è il fuoco dietro. È questo che volevi dire? Allora, sì, in parte sì, cioè nel senso, in realtà nel raccontino di Kierkegaard, il buffone dice proprio questo. Qualcosa sta avvenendo, qualcosa di significativo, di rilevante, sta avvenendo in un'altra scena. Se vogliamo, questo lo trovo molto vicino a quello che è il nostro dire, il nostro rilanciare il lavoro nell'analisi. Da un lato siamo i primi a dire di andare avanti, di non lasciare la scena perché altrove sta avvenendo qualcosa che può essere anche pericoloso. Quindi c'è anche questo tratto paradossale. In qualche modo invitiamo a rimanere a lavorare, ad andare avanti con il lavoro, anche se questo lavoro può avere a che fare col fuoco, con un fuoco che si svolge in un'altra scena, ma non per questo è una scena che non ci riguarda. È dietro le quinte, ci puoi credere come non puoi crederci, ma c'è, è lì. Ed è importante. Quindi, per certi versi, siamo in qualche modo destinati a non essere ascoltati rispetto a quello che diciamo. E questo penso valga anche per la politica. Cioè, non è che possiamo pensare di andare a fare un discorso da esperti della politica. Sarebbe fuori luogo. Non ho capito. Fino a che ora porta brutto? Non portava brutto, figurati. Continua. Sarebbe il nostro, ho trovato, infatti io dicevo prima che trovavo abbastanza fastidioso in alcuni casi che alcuni psicanalisti, per esempio, si proponessero come esperti nell'incesto e quindi potevamo dire qualcosa su quello che stava avvenendo nella pandemia. Dal nostro punto di sapere, si trattava di rivendicare un posto di sapere. Noi non abbiamo un sapere specifico, neanche sulla questione della politica. Si tratta di montare in cattedra a dire, avvertire gli umani di quello che sta accadendo. Non è questo il lavoro sulla politica che possiamo trovarci a fare noi. Anche se da un lato continuiamo a ripetere, guardate che le cose... c'è qualcosa che sta accadendo dietro e questo è qualcosa di determinante da dire, da continuare a dire. Anche su quello che sta accadendo adesso è estremamente importante che non ci si fermi semplicemente al piano di narrazione che in qualche modo continua incessante a ripetersi, che fra l'altro è un piano di narrazione martellante perché deve imporsi come una verità indiscutibile. Io sono d'accordo che la pandemia ci ha messo in qualche modo in condizioni di dire agli analizzanti dovete starvene a casa, anche se poi non è quello che ho fatto, nel senso che con qualcuno, chiaramente ho detto dobbiamo starcene a casa, ma con qualcuno poi sono andato in studio, un collega ha detto che la mia era una posizione da perverso,
perché in realtà se mi avessero fermato avrei detto che facevo una professione sanitaria, e devo dire che in effetti sarebbe stato l'unico modo per cui giustificare un'urgenza che sarebbe stata capita. È chiaro che bleffavo sul fatto che facevo una professione sanitaria, ma anche forse sul fatto che ci fosse un'urgenza che non fosse semplicemente legata a come io interpretavo la possibilità di essere lì con l'analizzante, non a qualcosa di oggettivo che riguarda dati sanitari, e quindi è già molto diverso. Però ecco, anche lì penso che ci siamo dimenticati inizialmente di continuare a interrogare, di interrogare quello che in qualche modo si metteva in gioco con questa proibizione generalizzata, che per certi versi poneva un discorso che doveva essere necessariamente valido per chiunque. Io penso che nei confronti di alcune persone questo abbia veramente avuto un effetto di nuovo di un discorso che schiacciava e che si poneva a coprire completamente il proprio dolore, la propria sofferenza, insomma c'era un allarme, un'urgenza generalizzata che copriva qualsiasi altra urgenza, perché effettivamente era significativo che per esempio l'accesso in ospedale, anche nei casi di tumore conclamato eccetera, era possibile solamente di fronte a una manifesta urgenza, altrimenti le cure basi non venivano date se non attraverso il filtro del Covid. Quindi c'è stato una forte, da un certo punto di vista, un qualcosa di estremamente violento per ciascun soggetto, che è passato assolutamente in silenzio, cioè come se l'urgenza dovesse essere comunque filtrata attraverso il discorso della pandemia e del Covid. Allora, dire guardate che sta succedendo qualcosa in un'altra scena, e che dobbiamo tenerne conto, non ce ne possiamo dimenticare. Non ha senso che si rimanga tutti qui a guardare quello che sta accadendo su questo palco, ma occorre anche porre ascolto a quello che avviene altrove. È il tratto fondamentale, penso che sia il tratto fondamentale anche rispetto a quello che può essere il ruolo nostro in rapporto alla politica e al sociale. Una cosa che mi veniva in mente mentre parlavi, una famosa frase di Churchill che disse al Parlamento britannico quando, dopo gli accordi di Monaco, no? Per cui l'Inghilterra disse a Hitler, va bene, prenditi i Sudeti. E lui disse, c'era da scegliere fra la guerra e il disonore, avete scelto il disonore, avrete la guerra, che poi è quello che successe dopo poco. E che è una posizione in fondo, però non so come dire, molto analitica, perché è molto giusta anche politicamente. Cioè se tu non riesci a mantenere la tua posizione, la tua parola, e questo forse si ricollega con quello che dicevo prima su incoraggiare il desiderio a avvisare del pericolo, e vieni meno al tuo compito. Allora in che modo noi siamo tenuti a salvare l'onore, per così dire, il nostro onore, che poi è l'onore della nostra clientela, del sociale, della libertà, del desiderio, eccetera eccetera. Tutto ciò poi sembra molto retorico, ma alla fin fine noi è con questo che lavoriamo. Prego, ci sono altri interventi?
Se volete dire qualcosa, basta che togliate la freccina dal microfono, perché vedo che tutti siete silenziati qua. Bu cosa è? Silvia sta cercando di... La sentiamo? Niente? Cos'è? La libertà vi fa ammutolire o cosa? C'è una domanda di Doriano che scrive: posso leggerla? Sì. È più vicino al totalitarismo, lo snobbare populista delle tre regole basilari Covid in nome di una libertà velleitaria o il loro rispetto? Allora, su questo penso che più vicino al totalitarismo non siano nessuna delle due posizioni. Cioè, sinceramente penso che il punto è come si risponde in un verso o nell'altro in rapporto a qualcosa, se in termini di una resistenza che deve coprire l'angoscia in qualche modo, anche l'adesione, a volte è un modo anche di non arrivare neanche a problematizzare la questione come ci sta toccando. Molte volte lo snobbare è un passaggio all'atto e quindi è qualcosa di diverso rispetto al timore. Io prima parlavo appunto a partire dal testo di Poggio di questi tre possibili scenari. L'adesione in qualche modo non problematizzata, critica a quelle che sono le tre regole basilari Covid, che è sicuramente un atteggiamento che non di per sé, c'è nessun motivo per cui si pensi di etichettarlo come un atteggiamento di resistenza, semplicemente perché, però è comunque una posizione soggettiva. L'altro è invece l'avvertire elementi di criticità e non avere la possibilità, la forza o sentirsi legittimato ad esporli, a tirarli fuori. Questa per esempio è una situazione che in questo ritorno dalle vacanze io ho avvertito in tanti racconti, in tante storie, di persone che in qualche modo sentivano anche di aver nascosto la propria situazione per timore di essere poi bloccati, di avere delle ripercussioni sul proprio lavoro, sulla propria situazione o essere appunto bloccati all'estero, piuttosto che, cioè, ci sono state situazioni che hanno portato l'angoscia di fronte alla possibilità di avere un atteggiamento critico. Dall'altra parte spesso c'è un passaggio all'atto, cioè il fatto che comunque lo snobbare deve essere qualcosa che rimanda a una negazione di ciò che sta accadendo. Io ho potuto parlare con dei virologi in questi giorni, c'è mia moglie che è medico, lavora al laboratorio d'analisi, quindi spesso a contatto, e c'è una situazione che veramente non è chiara, non hanno per niente, è buffo questo fatto che si ritengano detentori di una verità assoluta quando sono i primi a traballare, a non avere un'idea, una posizione chiara in rapporto a questo.
nonostante che sia chiaro per tutti che quello che è accaduto a marzo, ad aprile, aveva dei toni assolutamente drammatici e inattesi, cioè è stata di una violenza il modo in cui questo virus si è diffuso e ha ammazzato tante persone, che adesso non lo è, almeno per il momento non lo è più così, ma non è che ci sia una spiegazione in rapporto a questo. Allora, il passaggio all'atto è qualcosa che invece deve per forza ipotizzare come assoluto una verità che o ci tengono nascosti o che hanno ma che usano, oppure per altri versi riteniamo che ci sia una verità assoluta che sia sotto gli occhi di tutti e che le persone non le vogliono vedere. L'esercizio del dubbio è qualcosa che comunque fa parte, o il pensiero critico, è qualcosa che comunque può far parte anche di una gestione di una situazione come questa. E per questo penso che abbiamo fin troppo abdicato all'esercizio critico inizialmente, forse proprio perché era l'unico modo per fare i conti con qualcosa che improvvisamente riproponeva la questione della morte in una maniera diversa. Questo era anche uno dei passaggi più belli, più toccanti dell'intervento di Sias, quando appunto ha parlato del bisogno perché non si vivicchi, perché non si abbia una vita in qualche modo ritagliata in maniera così, accontentandosi di un vivacchiare, un confronto e un aprire alla questione della morte come qualcosa che cammina con noi. Anche su questo però, che tipo, e questa è una questione che permea il sociale, la negazione, non volerne sapere di tutto ciò che è la morte, di ciò che è la malattia. Io mi sono trovato in varie circostanze nella mia esperienza a fare i conti con la questione della morte o della malattia a più livelli. Quando è morto il mio analista, quando è morta una cara collega, e mi sono trovato a lavorare con persone che venivano a fare il lutto di quella perdita da me, e ti rendi conto che però ognuno parla sempre solo della propria morte. Qualunque cosa accada e comunque si trovi investito sulla questione della malattia e della morte, in ogni caso si parla sempre della nostra, di come la nostra in qualche modo ci si presenta. E così come è facile negare la malattia anche nelle situazioni più evidenti, metterla da parte, e soprattutto non si ama mai che sia il proprio analista a nominare morte o malattia o a farla presente. E questa è stata una lezione che in questo periodo invece abbiamo dovuto attraversare, perché comunque non era una questione a girare. Sì, perché in fondo, a proposito di quello che dicevi adesso, la mia impressione è stata che in definitiva questa specie di alluvione inattesa ci abbia portati a tenere più conto della realtà in cui operiamo, perché è facile per gli psicanalisti costruirsi una specie di nuvoletta, no? In cui si parla solo di psicanalisi, tutto è inconscio, desiderio, fantasma, eccetera eccetera, come se tutto il resto non importasse, ma in realtà tutto il resto non importa solo finché funziona la società liberale, diciamo così, la democrazia liberale o pseudodemocrazia, o come vogliamo, finché le cose filano, ci si può ritagliare la nuvoletta. E però ci sono delle situazioni in cui viene buttato fuori dalla nuvoletta. Quindi, secondo me, la questione del Covid è stata un'occasione per noi per uscire dalla nuvoletta. Adesso dovremmo fare in modo di stare fuori dalla nuvoletta, e decidendo in qualche modo come operare socialmente, politicamente, eccetera. Perché qua poi riemergono vecchi problemi come quelli della,
psicoterapia, psicanalisi, università e vecchie questioni che avevamo avuto in mente di affrontare e poi non abbiamo mai fatto. Tra l'altro il modo in cui sta emergendo, anche con dei toni a volte trionfalistici, da parte degli psicologi, la questione della pandemia e per esempio su questo parlare, poi bisogna vedere che cosa prenderà corpo su queste cose, per esempio della presenza dello psicologo all'interno di tutte le scuole, della presenza, cioè questo rimarcare il fatto che c'è bisogno di gestire il dolore, la paura, il disorientamento di fronte alla malattia. Se c'è una cosa che la psicanalisi non può fare è proprio questa, cioè che non ha niente a che fare con la gestione, con la gestione di qualcosa da cui l'essere umano può essere investito. E questo può sembrare paradossale, ma io ritengo che sia uno degli aspetti politici più rilevanti da mantenere aperto. Guai se pensassimo di camuffarci da super psicologi che ne sanno di più perché hanno aree di competenza, hanno una più vasta competenza, oppure cioè, è veramente il modo, le cose vanno chiamate con il proprio nome e questo è il modo di iniziarlo, non mi ricordo più che lo diceva, era cominciare a non confondere psicoterapia e psicanalisi e chiamare ognuno col proprio nome. Qui c'è di nuovo un'occasione di questo tipo, perché le confusioni saranno notevoli. Poi non significa che una persona singolarmente non possa trovarsi ad operare anche in una posizione diversa, ma avere chiaro che nel momento in cui operiamo come analisti non abbiamo niente da dire sulla gestione dell'angoscia o dello stress o della tensione o del coso, penso che sia molto importante e anche molto politico. Beh, Simone, pensavo prima, quando hai introdotto parlando delle resistenze dell'analisi, delle resistenze dell'analisi, a questa cosa qui che hai accennato adesso, me l'ha fatta avvicinare e ti pongo la questione perché ci pensavo proprio stamattina rispetto alla l'ipotesi di una legge, della conferma dell'esistenza di una legge che sancisce la presenza dello psicologo a scuola. E pensavo, ascoltando tutti i discorsi fatti in questi giorni intorno alla scuola, al tipo di medicalizzazione che ne stanno facendo della scuola. Perché la figura dello psicologo non viene introdotta per sostenere, supportare, ampliare, approfondire, ma per curare, ma per tutti quei disagi provocati appunto dalla pandemia. E questo potrebbe anche funzionare. Ma quello che a me lascia perplessa in questi giorni che sto parlando con i dirigenti delle varie scuole con le quali lavoro, è che nei dibattiti attuali non esiste nessun progetto pedagogico, nessun pensiero pedagogico rivolto alla scuola. I dirigenti stessi sono in imbarazzo rispetto a questo perché devono orientare il loro sguardo sulla sicurezza, sulle strisce da mettere per terra, sulle mascherine, eccetera, eccetera. Ma la rivoluzione che a mio parere ha introdotto la pandemia e che ci sta portando inevitabilmente verso un'inedita riformulazione delle nostre esistenze, dovrebbe per primo la scuola avere in mente questa cosa qua. Cioè gli insegnanti non possono più insegnare come insegnavano l'anno scorso.
i ragazzi che si trovano di fronte non sono quelli di un anno fa. Hanno attraversato questa esperienza. Tutti l'abbiamo attraversata. E allora pensavo a quanto la necessità di parlare più dei numeri, dei contagi, delle mascherine, di tutto quello che hai elencato anche tu prima, non sia altro che una resistenza rispetto al fatto che non stiamo accettando i cambiamenti che la pandemia ci obbliga a prendere in considerazione. E io credo che noi, dalla nostra posizione, che non è una posizione supponente, ma che, come dire, in qualche modo c'è una quantomeno il tentativo di un ascolto di quello che ci accade, e quindi la ricerca di trovare un come, sia più che mai necessaria questo punto di vista per poterla testimoniare poi una pratica psicanalitica. Perché altrimenti nel bailame attuale ci cadiamo dentro nei luoghi comuni, che non è che noi siamo esenti, ma... come dire, se perdiamo di vista che il fuoco, come diceva prima Christine, che il fuoco c'è, il palco va a fuoco. Noi dobbiamo tenerne molto conto di quel fuoco, perché non è un pericolo. Sono i demoni, sono... Però la questione che volevo porti proprio è come stanno funzionando le resistenze oggi. Perché a me sembra che ce ne siano ben poche. E allora facevo riferimento al pensiero pedagogico proprio in questo senso, che anche lì dove dovrebbe formularsi qualcosa, siamo tutti alle prese con cose che io chiamo pratiche, ma perdiamo di vista invece quello che è il pensiero. No, mi trovi assolutamente d'accordo, perché fra l'altro quello che tocchi è un aspetto assolutamente rilevante, cioè il fatto che queste figure, il modo di approcciare, non dobbiamo dimenticare che è la scuola americana la prima ad aver introdotto la figura dello psicologo come una figura permanente, presente, e il ruolo era fondamentalmente due: curare e soprattutto curare in modo che la scuola non avesse dei disturbi, non avesse delle interferenze rispetto alla propria gestione. Quindi due modalità che chiaramente non hanno niente a che vedere con l'ascolto della situazione. Cioè il fatto che, in questo caso mi trovi anche d'accordo sul fatto che non vengano cercate figure, per esempio, di pedagogista, dove in qualche modo sarebbe, in questo caso sarebbe un riconoscere che il problema è un problema essenzialmente di formazione, di educazione dei ragazzi che in qualche modo si tratta di accompagnare, e non di cura, ma nel senso appunto di ristabilire qualcosa sempre in termini di sanificazione, insomma, di ristabilire una situazione identica a quella precedente. Questa forse è anche proprio la differenza della mancanza di ascolto, è come se nell'esempio che facevo prima ci si travestisse da pompieri e si andasse a dire c'è qualcosa, c'è un incendio. Sì, a quel punto è chiaro, le persone scappano, si salvano la vita, ma non viene assolutamente colto niente del fatto che c'è qualcosa che avviene in un'altra scena. E cosa significa quello che viene? Perché ha preso fuoco? Perché in qualche modo quel fuoco è così e così via? Niente. Questo è un po' il modo in cui, ma questo è l'operare della resistenza, Renata. Cioè, per come io lo intendevo, questo è il modo in cui la società resiste al discorso psicanalitico, come a qualunque discorso critico che introduca anche un tratto umanistico, se vogliamo, formativo rispetto al discorso sanitario di prevenzione e ristabilimento di uno stato di salute. Beh, in effetti lo psicologo a scuola c'era prima della pandemia, ma aveva una funzione di ascolto, c'era lo sportello ascolto. Sì. Adesso è cambiata la richiesta, o perlomeno la proposta, è una proposta questa,
è cambiata, per questo dico, ci stanno medicalizzando con questa storia della pandemia, senza idee di complottismo, no? Ma medicalizzare significa, a mio parere, perdere proprio la capacità critica, no? La costruzione di un pensiero, che è ciò che ci allontana eventualmente da un totalitarismo, della possibilità di un totalitarismo. Posso fare una notazione? È una piccola provocazione, se volete. Ovvero sia, non vi sembra, naturalmente concordo con tutto quello che è stato detto, ma proprio con tutto, non vi sembra che questa spinta medicalizzante della scuola, e credo che fra un po' comunque gli psicologi ci ritroveremo, anzi, in realtà sono già passati attraverso figure come quelle del consulente per l'empowerment all'interno dell'economia aziendale in senso più lato. Non vi sembra che la scuola sia diventata, come l'ASL, come tante altre istituzioni, un'azienda? E se la scuola è stata aziendalizzata, cioè se la scuola è un'azienda, lo studente non è più il discente, diventa un cliente, come tale viene trattato affinché proprio disturbi il meno possibile, ovvero sia si adegui agli standard di efficientizzazione che il programma scolastico, in termini più o meno fantasmatici, più o meno immaginari, possa mettere a disposizione. Però mi chiedo se è questo, cioè se c'è in qualche modo del vero in questa sorta di aziendalizzazione della scuola. Credo che il lavoro della resistenza venga in qualche modo vieppiù smantellato dall'istituzione. Ovvero sia, se l'analista è l'ultima figura di resistenza a questa dissoluzione, non è più la resistenza psicologica intesa come il non riuscire a comprendere in quale meccanismo si è giocati, ma è proprio il gioco fatto dall'istituzione per far sì che questo meccanismo venga assolutamente retto al sistema. È una provocazione, cioè, me la sto mettendo lì come un elemento di riflessione. Naturalmente sono d'accordo, Gerola. Sembrato un ottimo. Certo è che l'aspetto delle scuole è una partita piuttosto scabrosa. Ed effettivamente quello che diceva prima Renata Barbieri, che non si parla minimamente dell'aspetto pedagogico, e fa parte della parte peggiore, perché poi in realtà questa sarebbe l'occasione in cui veramente ricostruire la scuola in Italia. Che, come diceva qualcuno in televisione qualche giorno fa, non mi ricordo più chi, l'ultima riforma della scuola in Italia è stata quella di Gentile negli anni 20. Dopodiché si è solo annacquato oggi, annacquato domani, dopodomani, e senza mai fare un'ipotesi diversa. E in questo momento, con la storia, fra l'altro, del Recovery Fund e tutta quella storia lì, l'Italia dovrebbe riuscire in qualche modo a ripartire su altre basi. È una specie di secondo dopoguerra, diciamo così, no? Come allora c'era stato il piano Marshall, adesso dovrebbe esserci un rilancio su tutta la linea e anche sulle istituzioni sociali, una delle quali è sicuramente una delle più importanti, è la scuola e gli ospedali, no? La sanità e l'educazione sono in qualche modo due terreni più importanti. Naturalmente noi come psicanalisti abbiamo ben poco da poter pesare su queste decisioni, no? Però sono cose sulle quali sarebbe opportuno riflettere, credo.
Guardate. Va bene, sentite, se non ci sono altri interventi ci salutiamo e ci vediamo venerdì prossimo con l'intervento di Marisa Gabusseri. Bene, ringrazio tutti per l'attenzione. Grazie a te. Grazie. Grazie. Ciao a tutti. Grazie. Arrivederci. Grazie Simone, ciao. Ciao Luca, grazie.